Allora, puntatina speciale su questa nuova uscita della J-Pop che è Alma di Shinji Mito, che è questo volume qua. Adesso tengo un pochino le luci spente e poi le accendiamo. Ok, in realtà questa puntata la voglio fare, insomma, come avete visto dal titolo, insomma, per una piccola critica, no? Io appena ho preso questo volume in mano, appunto già sentivo che c'era qualcosa di particolare, nel senso le dimensioni molto ridotte. Ora vi voglio far vedere, insomma, che tipo di dimensioni abbiamo qua. Sono le stesse del nostro popolare Diabolik, sono praticamente le stesse. Le quantità di pagine sono sicuramente maggiori, questi qua della J-Pop, non saprei dirvi neanche quante. Questi qua di Diabolik sono circa 100, 120-122 pagine. Le pagine all'interno sono più morbide. E diciamo una cosa. Come vi ho sempre detto, vale la pena, no, proporci a 6,50 € con copertina, sovraccoperta, le pagine naturalmente sicuramente un po' meno bianche rispetto e spesse rispetto a una volta, quello che faceva una volta la J-Pop, rilegatura come al solito della J-Pop secondo me abbastanza merdosa. E magari proporci invece di 6,50 € questo volume piccolissimo di questo nuovo manga che nessuno conosceva prima, no? Proporcelo magari in edizioni da edicola, giusto per la lettura. Poi se vogliono farci una bella copia, diciamo così, o comunque un volumone un pochino più costoso perché tutti lo vogliono perché hanno scoperto questo grande manga. Perché non farci un'edizione con appunto delle pagine alla Diabolik un pochino più leggere, magari meno di valore, di qualità, ma lo fai leggere il prodotto a più persone. Un'altra nota, poi vi parlerò del manga. Queste dimensioni, no? Si prestano soprattutto a vecchi fumetti o comunque a fumetti che vogliono comunque rimanere popolari, perché naturalmente all'interno abbiamo due vignette, no? Classiche vignette all'italiana anni 60-70 che si utilizzavano appunto proprio perché la lettura doveva essere molto veloce, no? Questa lettura doveva essere molto veloce. E quindi veniva fatto così, no? Il volume, che secondo me non si possono prestare a dei manga che magari sono più elaborati, no? Come immagine, quindi ne risente anche della lettura, insomma. Ci sono naturalmente, non ne ha due vignette, ma anche nella realizzazione di belle tavole a una sola pagina. Essendo così piccole, adesso qua non si nota, però se voi lo prendete in mano, perdono sicuramente. Quindi, appunto, se ce lo dovete far leggere così, va bene anche, insomma, con carta minore, no? Con questa di Diabolik, che voglio ricordare, è ancora l'unico fumetto che a 2,80 € lo puoi prendere mensile, insomma, anche se non vi piace, a me non mi fa impazzire, mi piacciono le copertine. Perché no? 2,80 € le spendo per una lettura successo, no? E quindi era un solo appunto. E secondo me, a mio avviso, la J-Pop, tra l'altro, belle le copertine, insomma, però poi alla fine si perde, insomma, non sta migliorando nella rilegatura. A me non piace, ecco. Poi, naturalmente, ci sono ancora molti fanatici che sbrodolano su queste pagine bianche della J-Pop quanto sono fighe. Ricordiamoci che solo qua in Italia l'uscita
riusciamo a realizzare delle pagine bianche perché i ragazzi leggono solamente su pagine bianche e neri, ma in Giappone penso che non si usa neanche questo tipo di carta per forza bianca e per quanto mi riguarda stanca anche l'occhio, ecco, come tipo di lettura, però piace, quindi è giusto che a chi piace, insomma, J-Pop continua a essere per quel tipo di lettore una casa editrice di punta, naturalmente oltre al fatto che ci porta comunque delle belle letture. Perché Alma comunque è una bella lettura, ve la consiglio, è uscita già in quattro volumi dentro il cofanetto, se volete prendere tutto il cofanetto, io ho deciso di spalmare le spese mensilmente perché insomma ho altro da comprare di botto così non c'ho voglia di spendere tutti quei soldi. Quindi edizione Ni, insomma, si legge, poi alla fine, insomma, ragazzi, è anche abbastanza flessibile la rilegatura. Ho scelto la copia migliore, altre erano, come vi dicevo, degli spazi bianchi, un classico brossurato, insomma, sicuramente vale di più il contenuto che c'è all'interno. Cosa troviamo qua in questo? Mi ha colpito positivamente, non tanto per i disegni che sono dei disegni comunque bellini, insomma, classica linea pulita, no? Che si vede ultimamente, non trovo questa grande innovazione, ci sono dei bei disegni, ma nella trama, una trama classica di fantascienza classica, cosa si può dire per non farvi spoiler? Naturalmente succedono delle cose all'inizio inaspettate che io non mi aspettavo, insomma, e poi prosegue in qualche modo, no? È come essere in un mondo di zombie, però in realtà gli zombie in qualche modo sembrano essere i robot, no? Non vi ho fatto spoiler, cioè, giusto, vi ho dato un aneddoto per incuriosirvi. Ecco, è un manga, insomma, che si può fare, si può seguire proprio perché sono quattro numeri. A chi ama la fantascienza è super consigliato. Se non vi piace la fantascienza, si può anche evitare, insomma, roba ce n'è e soprattutto, insomma, la J-Pop ne sforna roba come tutti gli altri, quindi avete modo di scegliere. Di scegliere altro naturalmente, sia come tipo di lettura che ripeto io trovo difficoltosa, ricordiamoci, stesso formato del Diabolik e naturalmente vale soprattutto per la lettura. Secondo me è un bel manga di fantascienza questo. Ok, ragazzi, ci vediamo alla prossima e speriamo, insomma, speriamo in delle migliorie, ecco. Per la J-Pop, ripeto, io in una classifica non l'ho messa dopo la Panini, però sinceramente mi lascia veramente perplesso. Io non trovo dei miglioramenti come fa la Star Comics, no? Ci propone dei volumi più grandi, ha dei prezzi comunque contenuti, le copertine sono sempre più morbide, le pagine sono sempre più morbide. Sinceramente non trovo questa miglioria all'interno dei prodotti J-Pop come stampa, a parte proporci appunto queste stampe tutte molto bianche, queste pagine molto bianche e pesanti, ma anche nella rilegatura. Io ad esempio ve l'ho fatto vedere nella Usamushi che la rilegatura, pur essendo a filo, è fatta male, la colla è stesa male, ad esempio. Sono stronzate, però. Però insomma qualcuno a volte mi dice anche alcune copie si staccano, la colla si sbriciola e quindi le problematiche sono proprio quelle. Non so se ha cambiato, ho visto che ha cambiato un pochino la grammatura della carta per renderla un pochino più morbida, lì ci sta, però per il resto io trovo che siano delle confezioni tanto belle da vedere, ma scarse proprio nella loro forma, nella loro esistenza. Questo cambio di forma, io sinceramente è la prima volta che lo vedo un formato manga della J-Pop più piccolo. Vi posso assicurare che addirittura quelli là della
da edicola che costano 4,50 euro, sono leggermente più grandi di almeno un centimetro, per dirvi, no? Quindi secondo me a questo punto possono anche proporci qualche prodotto a un prezzo minore. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima.